Siamo con Alex Finelli, coach da Fortitudo, che conquista gara 1 e comincia come meglio non potrebbe questa sfinalina che porta in Lega 2. Coach, era importante partire col piede giusto e voi l'avete fatto. Sì, onestamente questa gara va presa e va lasciata immediatamente perché è solamente un primo passo. Chi vincerà la serie dovrà farne 3. È stato importante partire bene, ma appunto bisogna lasciarlo andare e focalizzarci adesso sul recupero delle energie fisiche e nervose e mercoledì su gara 2. Per quanto riguarda stasera, onestamente bisogna dire che è venuta fuori una bella prestazione difensiva da parte nostra, molto solida. Tenere fuori 55 punti non è facile, per cui ripartiremo da questo cercando invece di migliorare qualcosa in attacco, perché per larghi tratti abbiamo avuto una circolazione di palla rivedibile. Sensazione di due squadre obiettivamente in là con i lavori dal punto di vista delle energie, stanche. Poi la differenza forse l'ha fatta la Fortitudo negli uomini, Marpione, quelli che insomma hanno già calcato palcoscenici, Torridi, a differenza magari dei giocatori di Forlì. Allora, queste sono considerazioni tue, io non posso che rimanere ai fatti, che è stata fatta una partita difensivamente solida, che la stanchezza c'è per tutti, tutti quanti abbiamo iniziato i playoff a fine aprile, ormai siamo un mese e mezzo che giochiamo questi playoff, è la quarta serie, per cui sicuramente c'è stanchezza, però comunque entrambe le squadre venivano da una settimana di stacco, per cui non credo che per gara 1 tutti fossero pronti da un punto di vista fisico. Adesso eventualmente il bello viene ora, perché si giocherà ogni 2 giorni, per cui vediamo anche come le due squadre sapranno resettare mentalmente, ricaricare le pile a livello fisico, perché è la seconda, la terza e la quarta dove probabilmente la stanchezza potrà incidere di più, non la prima. Quanto ha contato per voi avere il pubblico vicino, sceso fino nelle poltroncine per sostenervi? Sicuramente conta tantissimo, perché ci dà una grandissima carica e c'è un'unità di intenti eccezionale con loro, quindi questo c'era all'inizio e lo si sa. Abbiamo giocato dentro a un palafiera gremito e direi che c'era il sostegno per noi, ma c'era anche il sostegno per Forlì. A posto, in bocca al lupo. Giampaolo Di Lorenzo al microfono di Forlì Basket al termine di gara 1. Allora Giampaolo, volevate cominciare col piede giusto, purtroppo così non è andata, così un'analisi sulla partita. Partita sulla falsariga delle ultime, sinceramente, dove difendiamo come dei pazzi, dove solo nei primi 2 quarti abbiamo fatto fare qualcosa come 5-6 volte 24 secondi, abbiamo tenuto come potevamo tenerli, soltanto che in pieno attacco oggi non era tanto il tiro da fuori, che era quello che ci ha concesso Barcellona, ma erano i tiri da sotto, che va sbagliato a metro o 4 per rimanere in partita, più dei tiri liberi. Loro appena ti rilassi un attimo e fanno cadenza da 3 punti, tu in partita non ci rientri mai, fai degli alti e bassi, fai un gran lavoro in difesa, ma in attacco ormai non gira. I nostri giocatori che dovrebbero darci qualcosa in più oggi non ci hanno dato nulla, è la prima partita. Vediamo un attimo come recuperano loro, come recuperiamo noi. La serie può essere anche lunghissima, come può essere cortissima, se noi non cambiamo qualcosina nella nostra testa, perché non è possibile vedere giocatori esperti sbagliare cose semplici, senza pressione, senza gente che ti marca, niente. È lunga, vediamo mercoledì come siamo messi. In avvio di partita avevi fatto, forse si può dire, una difesa a Gramenzi, provando a vedere di tastargli un po' il polso. Abbiamo sbagliato 2 minuti, le due, una sulla rimessa, che a Farouk non si è accoppiato, e l'altra erano 2 cose su 2 giochi loro che ci mettevamo a zona. Poi per il resto della partita abbiamo fatto bene, antivero quei giochi non l'hanno tornato più. Abbiamo preso quegli 8 punti nel primo minuto e mezzo che gli ha dati 2 break, poi ne abbiamo subito 11 nei successivi 8 minuti. Però effettivamente giocare, soprattutto facendo le difese così, dove devi parlare molto e il pubblico avversario a 2 metri da te, è forse una cosa che salta, cioè che non riesce a fare, perché su difese abbastanza non facilissime, le conosciamo bene, ma appena uno si distrae un attimo, come è successo, che non comunica all'altro un cambio, abbiamo preso adesso 3 punti. Qui ti riferisci anche alla discesa della fossa nelle poltroncine? Sì, là credo che sia ridicolo, perché noi giochiamo in casa e abbiamo il pubblico avversario a 1 metro dal campo, non è possibile. Poi conosciamo la fossa, che il pubblico caldo è. Sicuramente in difesa, in attacco, quella secondo me qualche fastidio ha creato, non è facile, però noi quando giochiamo in casa capita spesso che andiamo a finire fuori casa. Si può dire che tra 2 squadre comunque molto stanche, spompe, ha fatto la differenza forse il savoir-faire
dei vecchi marpioni fortitudini forse più pronti a questi palcoscenici dei tuoi. Non c'è paragone, lo sapevamo, noi potevamo rimanere in partita sperando di stare lì punto a punto fino all'ultimo quarto e magari riuscire a fare qualcosina in più perché giochiamo in casa, perché il piano partita era quello di poi li attaccare un po' anche loro lunghi per eliminarli, per gran parte della partita ci sono state, forse il quarto fallo di Cittadini poteva venire 10 minuti prima sui fischi non fatti dell'arbitro, vabbè, non possiamo recriminare sui fischi degli altri. Niente, noi se regaliamo Frassinetti, regaliamo Villani, regaliamo Farioli, vinci mai, certo. Mai, non arrivi nemmeno a 50 punti. Ci vediamo mercoledì. Okay, ciao. Okay.